Penso che sia una giornata di festa per Sulmona, ma per l'intera regione Abruzzo. Poche volte accade che una pubblica amministrazione riesce a concludere un'opera così importante all'interno della legislatura. Spazi accoglienti, nuovi, con innovazioni tecnologiche e infrastrutturali per migliorare la qualità dei servizi e l'accoglienza ai pazienti. Senta, ci sono delle proteste qui fuori, naturalmente il riferimento è al punto nascita di Sulmona. Qual è il vostro percorso? Ma mi sembra che la Regione abbia parlato con i provvedimenti, ha accompagnato la richiesta di deroga e la permanenza del reparto di ostetricia per tutti e 4 anni e mezzo della legislatura. Ora tocca al Governo chiaramente rivedere una posizione che si sa ha assunto in modo avverso, però noi siamo qui a lavorare, ad assecondare il lavoro dell'amministrazione comunale, della regione e, se necessario, anche ad accompagnare il governo a rivedere questa valutazione. Grazie.